Benvenuti in questo nuovo video, sono Joe di Nine Survivors e oggi siamo qui con The Order 1886. Questo gioco l'abbiamo visto lettere di l'anno scorso e appena l'ho visto, diciamo, mi è sembrato un buonissimo titolo da comprare Day One. Purtroppo però, prima dell'uscita, diciamo, la community italiana e anche quella del mondo ha iniziato a spruzzare merda su questo titolo, che francamente si potrebbe rivelare anche un gioco bello. Io oggi sono qua a giocare a questo gioco per vedere se i pregiudizi della gente avevano, diciamo, un fondo di verità oppure sono delle grandi cazzate. Anche se secondo me un gioco del genere che è un'esclusiva per PS4 si potrà trattare sicuramente di un gioco valido. Ora vedremo se ho ragione o torto. Bene, iniziamo subito con una nuova partita. Ah, quindi la schermata di titolo sono io che affogo. Ok, cosa giusta, già. Ancora un po' e ci restava secco, non è vero? Vuoi fare un altro giro? No, dai, ci sono rimasto tutta la schermata del titolo sott'acqua, ci devo rimanere adesso. Poverino. Un'altra ripassata. Va bene? Sì, ci conto, vai, tornate pure, siete sempre benvenuti qui da me, guarda. Dai, forza. Tirati su. Tirati su. Tirati su. Evviva, sono a casa! Comunque, già da qui, cioè, si può notare che il gioco, diciamo, è molto più cinematografico rispetto agli altri videogames. Ci sono le due barre nere tipiche dei film. Questa cosa, beh, mi può piacere. Ovviamente una cosa del genere è fatta apposta per essere, per un titolo che non sia troppo lungo, sicuramente. L'ora del bagno mattutino, mi pare. Sì, il bagnetto! A me piace fare il bagnetto. Questo passo Una comunque non volta credo che cavaliere, resterà molto a lungo. oggi faccio il bagnetto. Forza, animo. Ancora qualche passo. Ah, scusate, la regia mi ha detto che praticamente le bande nere servono per far mantenere gli FPS stabili. E si ricomincia. Sì! Glu 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 glu. Che bella la mia vita! Tutto il giorno vado ad affogare. Guadagno Questa tantissimo. cosa serve a te. Rimettilo dentro. Oh, mi sto per liberare, lo sento. Passa con te. Oh! Sacco di merda. Sacco di me. Oh! Ti butto giù te. Oh, ora è il tuo turno del bagnetto, stronzo. Vieni, vai giù, giù. Cazzo, è durato molto meno di me. Io sono durato tipo 50 anni sott'acqua. Vai, vai. Ok, tieni rimosso da per l'icona appare sullo schermo, vai. Ma che cazzo serve sta cosa? Ah, ok, la chiave, la chiave. Bravo. Ok, andiamo piccoletto. Su sca... Ari, dai.
Su. Madonna, quanto mi stanno sul cazzo praticamente quando si inizia il gioco, tu sei ferito. Come in Devil Within, Lara Croft. Sempre, sempre così. Ha rotto un pochino il cazzo sta cosa, sinceramente, dai. Vai, piccoletto, vai. Ah, ok. Ma... Vai, vai, su. Ma ciao! Tu hai avuto un trattamento migliore del mio, vedo. Guarda, che fortunello. Pistola! Muselle per... Che cos'è? Analizzare oggetto. Ma che mi serve? Si capisce la... Ah, oh, ok. Ah. Non so che, perché, ma mi ricordi tantissimo Banks di cosa, di Mary Poppins. Sei uguale. E vai. Vai, salta. Nye. Avanti, avanti, avanti. Dai, che ce la fai, su. Nessuno. Muoviti a sinistra e premi. Ok. Ok, vai. Che cazzo c'è? Oh, ma che è? Oh! Madonna. Dovresti essere bella e morta a quest'ora, stai sanguando da 90 anni. Dai, dai, ce la fai, su. Su. Madonna ragazzi, quanto tu sei lagnoso! Ti sei conficcato solamente un pezzo d'acciaio nel ventre, nulla di che, dai, rizzati! Con la pistola a scaria! C'è la gente una pista alla scaria, comunque veramente. Perché non ne parliamo, eh? Sei tu, non è vero? Sì, sono io. Quel prigioniero di cui tutti parlano. Sì. Sono Solo un modo famoso. per uscire da qui. Fammi indovinare il Ma tu lo tuo culo. sai già. Pentirai di aver lasciato le catacombe. Tappati la bocca. Va bene. D'accordo, è il tuo funerale, non il mio. Muoviti. Occhi aperti. I prigionieri di Andrew Moore. Già uccisi due dei loro. Visto che siamo qui. Sparate a destra. È armato! È armato! Abbiamo l'ordine di aprire il fuoco! Oh, calma, oh! E che palle però, tu sei una fava. Dai, è mia. No. È scarica. Pugno.
Dai, combatti da uomo. Aspetta. Cazzo. Ok. Dai, puoi batterlo. Dai. Tio! Soffocalo. Vai, 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 vai! Staccagli il collo, vai, vai! Oh! Bravo! Quanto sei uomo! Arrenditi subito, monsieur. Il prossimo colpo non sarà di avvertimento. Ci mancava il francesino di merda! Ok! Molto coraggioso quest'uomo! Andiamo via! Sopra il tetto! Tieni le mani in pista! La partita è chiusa, Galahad! Galahad! Arrenditi ora! Mani in alto, ora! Mani in alto! Sulle mani! Siamo nella merda, eh? Non farlo! Ho detto arrenditi! Ok. Mani sulla testa! Hai tradito il nostro ordine! Nessuno può sottrarsi alla pena! Ah, the order, Dimenticate, Lord Cancelliere, che io sono già un uomo morto. Galahad! eh? Oh. Bene. The order. 8086. Più figo in inglese e in italiano dirlo, dai. Fai una bella passeggiata al parco, eh? Niente come la brezza mattutina di Londra ti schiarisce le idee. Galahad, delimitate l'intero quartiere, ma senza dare nell'occhio. Dici! Stai bene!